Luciadores e sinuosi palpatori di lottatori di sumo, ben ritrovati dal vostro Silver e dalla nostra Aloy. Siamo qui su Horizon e siamo pronti a portare avanti la missione L'Ombra Incombente. Come sapete, abbiamo ottenuto l'armatura, questa qui, della tessitrice di scudi, e abbiamo la lancia, quella di Silence, quindi fighissima. Dobbiamo tornare al Palazzo del Sole di Meridiana, quello dove c'è sta il re, e vediamo un po' che cacchio succede. Non so di preciso cosa aspettarmi, se no un casino, perché adesso Ade è bello incazzato e sa che noi sappiamo più o meno roba tipo. Intanto io vi chiedo scusa se sentite eventualmente del casino in sottofondo, ma c'è un temporale che si sta avvicinando, quindi corro rischi e non è colpa mia. Non ho ancora per ora potere sugli agenti atmosferici, portate pazienza, mi attrezzerò. Sempre comodo, lui con la sala del trono all'aperto. Ciao Ciccio. Ah, pensavo stessi dormendo. Aloy, cosa ti porta a Meridiana? I miei piedi! Una minaccia. Elis comanda una legione di fanatici chiamata l'Eclissi. Presto lancerà un attacco da ovest. Ha con sé un esercito di macchine da guerra. E non è finita qui. Bene. Hanno con loro una specie di mente, dio, demone, macchina. Chiamalo come vuoi. Si chiama Ade. E non ha interesse per Meridiana. È la Guglia che vuole. E se la prendesse, invierebbe un segnale, risvegliando altre macchine antiche. Allora non avremmo più scampo. Saremmo perduti. Io mi aspetto un sorpresone. E noi dobbiamo impedirlo. Sto cercando di capire, ma la mia responsabilità resta Meridiana. L'obiettivo non è Meridiana, Avad. Devi difendere la Guglia. Suggerirei l'avanguardia, maestà. Sì, inviamoli alla Guglia. Erend conosce Aloy, non farà obiezioni. Ok. E ordinerò alle guardie di rafforzare il crinale a ovest. Là potranno proteggere Meridiana e l'Albore, dove c'è la Guglia. La Guglia credo che sia quel pennacchio nero, tutto avvitato, quell'enorme monumento. Permettimi di scusarmi per il mio atteggiamento. Dopo quello che è successo con Ersa, io ero confuso. Vai tranquillo, è che sei vestito come una pannocchia, non è che te posso cagare. Se dobbiamo combattere insieme in bilico fra vita e morte, preferisco farlo con il tuo perdono. Allora ce l'hai. Sempre che tu non mi confonda di nuovo con lei. Anche vai tranquillo, puoi imparare la lezione. Bene, allora, sono lieto di aver risolto. Dai, sei meno babbaleo di quello che sembri. Ci vorrà tempo per organizzare le difese. Ti prego, dimmi cosa sai dei nostri nemici. Tutto quanto. Non sono in grado di dirti tutto, ma ti dirò quello che posso. Dai, un riassuntino veloce. Bravissimi! Bravissimi! Questa è stata una bella mossa! Ha tagliato corto, dato che noi in teoria sappiamo tutto. Marad è giù. Sì. Vai, curva, slida. Curva, drift. Massima discrezione. Vai. Il panico in città causerebbe un altro nemico. Perfetto. E informatemi su qualsiasi nuovo arrivo. Va bene, bravo. Devo parlare con te. Aloy, stiamo organizzando la difesa del crinale della Guglia. Te l'ho mai detto che sembri un pappagallo? Abbiamo allertato ogni angolo del dominio. I nostri alleati ci aiuteranno. Chi è venuto per Meridiana e chi per i frammenti. Ma molti sono venuti per te? Vogliono darmi due colpi tutti? Per me? Non essere modesta. E la Guglia? Erend e l'avanguardia sono là? Certo. A prendersi a panciate con la corazza o a intonare le grida di battaglia, immagino. Anche i numerosi Nora hanno raggiunto la Guglia, ma hanno rifiutato l'offerta di un'udienza reale. Potresti fargli cambiare idea. Lo farò. Il crinale sarà la prima linea. Sono lì le guardie della città? Sì, insieme ad alcuni degli irregolari di cui ti ho parlato prima. Bene. I cannoni Oseram che hanno distrutto le mura di Meridiana nella liberazione, ora ci difenderanno. Se vuoi, esamina le difese. Bene. Immagino che possiamo solo aspettare l'attacco. Esatto. Non è lo scenario che preferisco, ma i nostri osservatori ad avvento della sera non rilevano movimenti da ovest. Bisogna vedere da quindi, dove arriveranno. Se c'è qualcosa di cui devi occuparti altrove,
Approfittane ora. Va bene. Altrimenti ho messo a tua disposizione l'appartamento di Olin Delverson. Puoi dormire lì, se ci riesci. Riposa prima della battaglia finale. Visualizza entrambi gli avamposti difensivi. Controlla i preparativi del crinale. Allora, facciamo prima gli opzionali, come sempre. E andiamo di corsa perché è bello andare di corsa e soprattutto Schnell Schnell ti fa la chiappa soda. Allora, presumo che l'uno sia l'appartamento di Olin, quello che abbiamo abbastanza devastato e quindi... Ok. No, non me lo segna lì. Sta fermo un secondo. Allora, Andenkun Urden. 2, 3. E lo Svun dov'è? Ok. Ok. Ma. Ah, ok. Spiritosone. In pratica io stavo cercando una cosa che è inclusa nel... Se tu vedi i preparativi dell'aguglia e i preparativi al crinale, hai entrambi cose. Io pensavo... Li stavo sommando, ne stavo facendo 4 di 2. Bene, cioè, a parte quello, Silver, tutto a posto? No, ma vai sciallo, vai sciallo. Vabbè, per brevità di intenti prenderemo l'ascensore, anche se non è veramente breve come sembra. Però, guarda, slidiamo! quanto l'hai dume. Vabbè, se il gioco recepisce che noi siamo qui, e ci facesse trovare anche un elevatore già pronto invece di doverlo sempre aspettare, chiamare e parpasellare, ecco, e star qui fischiettando aspettando di sentire la canzoncina da ascensore dal centro commerciale chiedendoci: elevatore, tu donde giungi che ci metti così tanto per giungere? Donde giungi? Dall'aldilà? Parti dagli inferi? Perché fa calduccio lì, mele cotogne. E dai! Mamma mia, sta gabbia per uccelli è veramente una piaga. Realistico, come velocità, sembra quella del mio condominio. Io che abito all'ultimo piano faccio prima a fare le scale. Esatto. Ma te stai ancora camminando come una tronfia galletta, bene. Allora, facciamo un po' di cose che diano fastidio a chi ci guarda a casa, smuovendo la telecamera, facendo... ok, ho fatto il cretino, mi sono sfogato, adesso concentriamoci, perché giunge il bello, quello che può essere la cosiddetta incombenza appunto della parte finale del gioco. Non so quanto manchi, ma credo che oramai ci siamo. Mappa sbloccata tutta, arma migliore conquistata, armatura della tessitrice di scudi conquistata, gentaglia radunata, insomma, se ci mettiamo le somme, se tanto mi dà tanto, com'è? Allora, questo è il primo ed è il più vicino, il secondo più... Le mugne! Bellissimo che io dico sempre le mugne quando non riesco a sbrogliarmi, e ci sta bene, fa fico. Hai lucidato l'armatura. Non è quello che immaginavo. Ma da certo. Ragazzo. Sì. Un lavoro non decente. Pensi che sia. Mantenere la città al sicuro. Cosa? Grazie. Sputa il grospo. Dimentica quello che ho detto. Alloy. Ah, ciao Ciccio. Grazie, Teb. Ma hai avuto il tempo di riprenderti? Un casino che non ti vedevo. Se combattessi non avrei scampo. Ma nessun problema. Lascerò che se ne occupino in ora alla guglia. Sì, il fatto che sei un fallito, no, ma te ne rendi conto. Ho provviste. I Karja mi hanno nominato quartiermastro onorario, qualunque cosa sia. Sembra importante. Potrei farci l'abitudine. Sì. Organizzeremo scorte di armi e medicine sotto questi stendardi. Cercali quando inizia la battaglia. Aloy, quando sei entrata nella montagna, la dea ti ha detto come... Sì, male, molto male. Non ce n'era bisogno. So che ce la faremo, Teb. Forse è così. Dai. A cacchio buffo. Oh. Ehi, piccola. Mi hai chiamato e d'accordo. Ma ci sono tutti. Pronta a combattere? Come? Non dovevamo chiacchierare davanti a un tè? C'è una battaglia. Nessuno me l'aveva detto. Questa è una zozzona. Non ti credo, sai sempre tutto. Ma è così.
Ci siamo viste solo poche volte, eppure mi conosci bene. No, non ti conosco affatto. Ma mi piacerebbe. Quando mi dicono così, spesso intendono altro. Anch'io. Posso svelarti un segreto? Ma certo. Sì? Ho atteso questa battaglia per tutta la vita. Quindi poi? Il nemico che affronteremo oggi è lo stesso che ha reso Meridiana una gabbia di schiavi e trasformato Tramonto in un lago di sangue. Dei fanatici che torturano e uccidono donne, padri, famiglie e bambini, sostenendo che sia il volere del sole. Io li detesto, Aloy. Porto le cicatrici delle loro fruste sulla mia schiena. E oggi ci sbarazzeremo di loro una volta per tutte. E vai! Ho detto di essere qui per te, ma era vero per metà. Sono venuta qui per loro. Questa volta non la passeranno liscia. Sono con te, Vanessa. Combatteremo insieme. E non lo scorderò, piccola. Che il sole possa sorgere su un mondo migliore. Evviva! Ma parliamo anche con Utid, ma sì, dai. A riposo, Utid. Meridiana è felice di averti come alleato. E anche io. Vero. L'onore è mio. Ha impedito che il mio epitaffio fosse un bravo soldato, ma un uomo stupido. Io spero proprio che tu non abbia ancora bisogno di epitaffi. Se il sole vorrà. Quando mi hai trovato, stavo cercando una morte gloriosa. Sì, ma deciditi, Preferisco condurre una vita gloriosa. Per vedere Itamen giocare di nuovo nei giardini. Sempre circondato da guardie, ma... quello che hai fatto... è incredibile. In effetti. Anche se quella non mi dà tregua. Vanessa adora provocarmi, come agitare colori di fronte a un colosso. Vuoi essere lasciato in pace? No, lo accetto. Ti piace? Bene. Meridiana resisterà e l'ombra sparirà, lo giuro. E questa sì che è lo spirito giusto. Potremmo darci anche al limone selvaggio un giorno. Questo lo conosciamo? No. Questo è un bresaolone del cacchio. Questo chi è? Ma Petra! Petra! Eccola qui, l'ospite d'onore. Eh sì! Lo sapevo che eri speciale. Cazzarola, te le tue zucche, benvenute! Qui sono fatti grandi. E non lo dico a ogni ragazza nora che passa nel mio villaggio. Perché? Capita spesso? No. Ho costruito un muro per evitarle. Fortuna che sono ostinata. Mi mancava parlare con te. Era da un po' di video che non ci vedevamo. Le armi. I cannoni sono ancora buoni. Sono degli Osaram, no? Sì. Erano l'orgoglio delle forge di prima fonte. Per me è stato un grande onore renderli migliori. Ne provo uno? Tutti vogliono provarlo. Accomodati. I bersagli sono avversari più facili di quei briganti saccheggiatori. Ok. Fantocci! Bentornati, fantocci, amici miei! Allora, ha un bel colpo alto. Sti cazzi! Il raggio è buono, prova l'altro. Visto? Nessuna macchina può resistergli, antica o meno. Con questi potremmo respingere un esercito intero. Minchiazza, a tutto andare, proprio sbabbaleo, grandissimo. Guarda, per festeggiare ne sparo un giro in alto. Guarda come ciuccio i proiettili. Yeah, precipitano, giungono al suolo, esplodono e ammazzarono gli alleati. No, vabbè, non fanno niente, però sono una figata. Lo complimenti. Apprezzo il tuo aiuto, Petra. Questa battaglia. Non so cosa accadrà. Vedrai che ci rivedremo. Fidati di me. Cicci frischi! La prossima volta ti convincerò a restare a cumulo libero. Evviva! Petra, sai che... lo so, ma ho un debole per quelle tormentate. Ah, anche tu sei un po'... I programmatori qua devono avere fatto leva sul fatto che la gran parte di quelli che giocano sono maschietti e dar loro una personaggia femmina crea, in teoria, per base su Micapi, una relazione eterosessuale. Quindi il fatto che ci siano...
Il fatto che ci siano delle fanciulle un po' tendenziose appaga, quindi stavolta non è strumentalizzata la sessualità dei personaggi, ma usata con arguzia. Complimenti ragazzi, l'apprezzo molto, mi piace questa cosa. Voilà. Contavo non fosse così fuori dal belino l'altro posto. Pensavo di fare più veloce. Veloce, 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 veloce. Corri, corri, muoviti, dai. Ce la puoi fare, ce la puoi fare, dai. Vuoi chiamare il cavallino? Giusto per il ritorno? Vai, vai, vai. Zumpa, zumpa, zumpa. E vabbè, ma ti sei fermato, sarai cretino. Ma guarda te. Mannaggia il clavicembalo. Là, vai, corri, corri. Alla guglia non c'eravamo andati. Che parpaselli. È un vero peccato. Cioè, l'abbiamo avuta lì davanti al naso per tutta la vita e poi non andiamo a visitarla. Magari quella non era visitata. Non lo so. Le mugne! Vedete che tutto torna, torna buono. Al momento giusto. Ciao Ciccio, ciao Ciccio. Ciccio è... boh, Ciccio. Ciao. Ciao Ciccio. Grazie. Eh no, che non ce l'avamo andati alla guglia. Figodromo. C'è Niju? Si è un po' buccati dentro? C'ha più target a sto posto che... tutto il resto dell'universo. Vabbè, saranno probabilmente le persone con cui dobbiamo ciarlare. Capoguerra Suna. Ciao. Capoguerra, mi sembri a disagio. Questo perché non trovo il pertugio? E non è posto per me. Ah. Affronterò la minaccia del demone di metallo. Ma il mio posto... ci tornerai, sorella. Questa dissolutezza mi ferisce come una freccia. Sì. Non volevo coinvolgerti. Non dispiacerti. Presto sarà finito. Lo giuro. Sulla mia lancia. Bene. Qua c'è qualcun altro con cui dobbiamo parlare? No. Tebaldo non ci rivolge la parola, quindi possa andare a fottersi bellamente in un altro luogo. Qui? Che bel posto. Qui con... oh, salve. Salve. Salute a te, Aloy. Ciao. Sei guarito? La prescelta non vuole che vinchi niente. Bravo. E non le piace nemmeno essere chiamata prescelta. Che cacchio però. Avevo promesso. Ok, Meridiana. Che ne pensi? Ho visto molte cose nuove da quando ti ho conosciuta. Devo ringraziarti. E non hai ancora visto tutto? C'è? Lo vuoi sapere? Va bene. Sono in una terra straniera e proibita a difendere una città senza fede come non ne ho mai viste. Da qualcosa che non riesco a comprendere. A parte quello, tutto bene. Dopo tutto quello che è successo e che hai fatto, sento che dovrei mettermi in ginocchio a venerarti, ma so che non lo vorresti. Ehi, è davvero dura per te, eh? Sì, sei un grazie microcefalo per praticamente. Non mi fatto inchinare in ora. È l'ultima cosa che voglio. Cerca di capirli. Hanno combattuto perché la prescelta l'ha chiesto. Non l'hanno ancora fatto. Per questo sei qui. Sì. No. Sarei venuto anche solo per rivederti. Anche tu. Bene. E dobbiamo affrontare un demone di metallo perché lo dice la dea. O perché lo dici tu? Io e la dea siamo d'accordo, penso. Felice di averti qui. Evviva. Anch'io. Bene. Ciao. Abbiamo ancora qualcuno da... sì. Gente sparsa in ogni dove. Sarebbe fantastico trovare la nostra chiurla della loggia. Allora, chi è questa gente? Si fanno chiamare l'Eclissi. Questo chi cazzo? Quando la luna si mette davanti al sole, idiota. Per caso è un nome che dovrebbe far paura? Aloy. Ciao. Eccoci di nuovo qui, pronti per un'altra battaglia. Ma stavolta sembra che i cattivi abbiano più potenza di fuoco. Vabbè, cosa ce ne faremo una ragione. Bah, ti dirò, cazzi ammazzi. Non sono sicura. Ma ce ne saranno molti e avranno le macchine. E se oggi perdessimo, non sarebbe solo Meridiana a cadere. Il resto del mondo sarebbe spacciato. Fico, vero? Davvero. È il nostro genere di battaglia.
Coraggio! Dove sono le avanguardie? In prima linea! E perché? Acciaio contro ferro! E noi cosa faremo? Berremo come degli sfondati! Ah no! Esatto! E poi? Sentito? Nessuno ci può sconfiggere! Siamo qui per Meridiana! A me sembrate degli imbecilli con la corazza, però. E siamo qui per te. Grazie, Erend. Ersa ne sarebbe fiera. Solo se vinciamo. Vero. Sagace. Ah. Evviva. Evviva! Quindi possiamo andare a farci una dormita, una pennica di quelle sane giuste. Ficata. Bene. Io intanto, scusate, ma butto un occhio qui perché... questo luogo non l'abbiamo visitato, è il Tempio del Sole, quindi troveremo Soler a lodarlo. Loda il Sole! Ma anche no, perché come sapete il Silver odia Soler con tutto se stesso. Sono perso l'uscita, ah no, qua. Equino! Equino, Equinozio! Scaloppa! Ma dove cazzo va questo? Ma mi hanno dato l'unico corsiero rimbambito di tutta la costiera... peruviana qui, il posto qua fantastico, bei posti, bei momenti, pieno di bella gente, veramente. C'hai delle scale alternative che no, vabbè, però dovrei riprendere l'ascensore io per tornare su. E quindi, ragazzuoli, sapete che vi dico? Tagliacuci, facciamo un tagliacuci, va, e andiamo a farci sta pennica perché ce l'hanno ordinato praticamente, quindi dovremmo caricare, dovrà esserci un evento che ci sorprenderà mentre saremo in branda. Dove minchia è sto posto? Che continua a spostarsi sulla mappa come una banda di ciuchi. Ok. L'appartamento di Olin è così vuoto. Dovrei dormire. Sto dimenticando qualcosa. Beh, tanto Olin è vivo, che te frega. Tutti sereni, no? Qui a posto, boh. Ci facciamo una nanna. Servono altri preparativi? No, dai, andiamo. Mi sento forte, mi sento tosta, mi sento veramente. Punto di non ritorno, attenzione, punto di non ritorno vuol dire che siamo proprio alla fine, eh. Non solo alla battaglia finale, proprio alla fine. Adesso sognerai la Bresaola, che corre in verdi pascoli. Come facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? Prendevo delle pillole. E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia? Prendevo delle pillole. Silence, per caso ci sei? No, ho preso delle pillole. Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. Non stai usando il focus. Wow, trofeo guadagnato, tutti gli alleati hanno partecipato. Allora era questo che intendeva con salvali tutti. E Wiwa. Signora, ci sono segnali da ovest. Il re sole Avad vi attende al Tempio del Sole. Evviva! Mi devo aspettare qualcosa che sia al pari di una minchiazza. Qualcosa di enorme. Abbiamo fatto? Non lo vedo molto soddisfatto. È un falò per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. No, magari stanno aprendo una birreria. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio. Allora saranno persone. Saranno i Carja delle Ombre che. Esatto. Non per avvamparmi, ma... Oh, cacchio. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Merdacchio pupazzi. Se sono corrotti non li possiamo ver raidare. Quante cacchio sono? Alle armi! Alle armi!
Per il sole, fate come dice. Vabbè, effettivamente. In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! Sveglioni a go-go! No. Stiamo per scoprirlo. Aia! Chi è stato? Chi è stato? No, dall'interno, ecco perché dall'esterno non arrivavano segnali. Alice! No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! No, stavolta! Ah, no. Stavolta proprio no. Stavolta ci facciamo il culo a strisce, perché siamo toste come dei... Mi hai tormentato, filtro. Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, allora. Dove sta? È questo? No. Ok. Abbiamo l'arma che stun, allora. Salutami il vitello stunnato. Urca. Bene. Questo ci piace. Ah, ma questa armatura non è che protegge da tutti i colpi, eh. Ogni tanto si impeperona e si dimentica di essere un'armatura praticamente perfetta. Aio, cazzarola. Bene, bene, ok, abbiamo capito con chi abbiamo a che fare. Con uno stronzacchio a pupazzi. Sarà divertente. Allora, l'armatura so che incassa tot colpi, poi va in uno stato di stand-by e poi si deve ricaricare. Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, allora. Ok. Ok, vai. Perfetto. Allora. Perfetto. Perché? Chiappa. Grazie. Vediamo di... Se riusciamo a levarci dalle balle tutti quanti sti tizi. No, 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 no. Ok. Non puoi sfuggire. No, non posso, me ne rendo conto. Però posso levare loro dalle balle. Dai, cazzarola. Oh, fantastico. Ora devo capire dov'è lui. Mi sta seguendo. Solo notti senza fine. Aia. Ecco. Questo non bene. Dai, così. Vediamo se riesco a pasturarti l'orso. Non ti fa un cazzo niente praticamente. Abbiamo meno vampa di quella che vorrei. Ok, abbiamo capito che non funziona con lui. Aia. Ok. Andiamo di stun. Ecco, magari evitiamo di tirarci le bombe sui piedi. Ok, vai così, che è una figata. No, non era quello che intendevo. Vabbè, tant'è. Non è immune al fuoco. Non è immune al fuoco. Dimmi che non è immune al fuoco. Telecamera, gestione di piffero, eh. Non avendo il lock. No. Porca galera. È veloce. Maledizione. Il ponte non può resistere ancora a lungo. Ma merdacchio pupazzi però, eh. Ok. Questa è la tattica migliore che mi viene in mente. No.
Questo è un po' meno migliore. Ok. Cosa sei? Di fronte al terrore del sole. Quella che ti farà fuori. Dov'è? Dov'è? Oh. Io sono stato scelto. Bene, anch'io, io prescelto. Dai. Scelto. Ade ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. Vero. La tua vita è stata un fallimento. E presto nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. Grande Aloy. Requiescati in pace. Ci stava, eh. Riusciamo a fregargli degli item? No? Sì? Boh? Non mi sembra niente di trascendentale, però va bene. Sono contento così. Non è vero, speravo nell'armatura di Elis che era bellissima. Oh, grazie. Item fighi? No, però aspetta, effettivamente io avrei gradito tantissimo della vampa a quintali. Perché devi sempre mettermi vicino a ste corde che poi io non le afferro mai e muoio? Allora, creazioni, vediamo se abbiamo spazio. No, nonostante quello che abbiamo trovato non possiamo permettercele, e di questi siamo a posto, quindi vabbè, ciccia. Vai così, che è una figata, eh. Vediamo come se la stanno cavando i ragazzi. Dov'è che vi servo? Prendi un cannone sulle piattaforme. Ho capito, io l'ho preso il cannone, ma ok. Vediamo se ho tirato giusto. Sì, abbastanza. Diciamo che me la cavo abbastanza bene. Vabbè, così bene, dai. Ma niente, possiamo resistere ai suoi colpi con il puticizia e l'impeperonitudine e parpagellanza. L'altro dov'è? L'altro è lì. No, tiro corto. Tiro medio. Ok. Buono. Bene. Ok, tiro corto. Stiamo demolendo la foresta. Dove cazzo la stanno gli altri da scassare? Buona. Come sud. Stanno arrivando da sud. E dov'è il sud? Ah, ok. Quindi devo andare dall'altra parte della città. Ah no, ok. Basta che vado all'altro cannone. E tiri pipette nusa e tiri pipette pa. Oh, manticeri! Quale gioia trovare i miei amici manticeri, che se presi per tempo sanno dare soddisfazione. Ecco, magari ragazzi concentrarsi un attimino sul manticerio non è una scelta sbagliata. Esatto. Vai, vai, carga lì tutto, la pioggia di colpi, vai. Non voglio essere qui quando colpirà. Ma chi se ne frega, guarda, sinceramente. Sei talmente tosta, Aloy, che puoi permetterti questo ed altro. C'è altra roba a sinistra e a destra, ho visto. Ok. Vai così. E qua che abbiamo? Vabbè, ma non c'è niente di per la quale. Niente di troppo complicato da gestire. Abbiamo visto di peggio nella nostra lunga carriera. Là. Anche se io in effetti un colpetto a una macchina nel tentativo di... Abbassate le armi, ma state attenti! Nel tentativo ora di ciucciarmela. E prepararmi. Sì, a cosa?
Devo scendere a prendere della vampa. Devo scendere. Ma scusa, sono scomparse tutte le macchine. Ma why be goes? Alle vostre armi, a ovest. Ok, arrivo. Questo è un tower defense in pratica. Ganzo. Ganzissimo, ti ringrazio. Sempre un bel pensiero. Devo andare su un'altra piattaforma. Perché? Solo perché qua mi tirano? Ok. Possiamo anche non stare su piattaforme, eh. Sai, vero? È arrabbiato. Anch'io. Vai così, non ho paura di niente io. Vai così. Non facciamo più male noi di quanto ce ne faccia lui, eh. Ciao Ciccio! Qual piacere trovarti qui. Ok, grazie. Ok, dimmi che hai della vampa a quintali. Quintali di vampa tutta per me. 10, perfetto. Esattamente ciò che desideravo con Bramizia. Gli scorreggini lì, gli scorreggiatori. Simpatici, veramente. Proprio numeri uno, top. Non vedevo l'ora. Ok. Ecco, il cannone Oseram me la cavo mica male. La domanda è, se io non avessi aiutato Petra e via dicendo, avremmo avuto quest'arma fantastica a nostra disposizione? Ma soprattutto, adesso comparirà il Gesù delle macchine, quella cosa enorme. Ok, devo recuperare. Sta arrivando ancora roba, per non farci mancare nulla, logicamente. Saranno tipo infiniti? Eccolo, arriva! Vai! Perfetto! Cerchiamo di far fuori quelli che hanno un minimo di priorità. Cerchiamo di aiutare i nostri soci. Benissimo. Grandioso. Eccellente. Oh cazzo. Questo avrei fatto volentieri a meno. Ecco, molto volentieri e molto a meno. Ok. Dove cazzarola è questa? Grazie. Che palle! Ce la caviamo meglio con le armi normali contro di lui, eh! Oh, ma si sposta sempre, eh! Che palle! Ah, ma posso usare... Vabbè, allora ciao! Sono stato scemissimo io! Che non ho considerato... Adesso stai frescone, ragazzo mio, stai frescone. Sono riuscito a mancarlo da qui, sì, la risposta è quella. Ok, burchiello di salvadanaio, grazie. Ti ringrazio perché mi hai reso la vita difficile per niente. Allora, quello si sta avvicinando finalmente. Se si sta avvicinando non lo so, però tira i missili. Ok, buona, la traiettoria è questa. Possiamo anche abbassarlo un attimino perché si sta lentamente avvicinando. Ok. Aggrizzare, tirare, fuoco. Adoro usare questi cannoni, veramente. Voi non avete un'idea di quanto sto gioendo di questa situazione.
Potete chiamarmi Bomber dopo questo. attenzione. Ancora. Scommetto che questi cannoni si rifuccia. Siamo alla sagra del porco cacchio, vero? Bene. Quindi? Oh mio Dio, questo è corrotto, quindi è piuttosto. E non abbiamo le postazioni dei cannoni. E si sta trascinando dietro... Oh merda. Aloy. Aloy. Ui. Ciao. Aloy. Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no, sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Evviva! Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Bene. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Teb. Io devo andare. Senza pace proprio, eh. Ah, bene, fico. Allora, vediamo un pochino. Dubito che ce la farà, però... Io me lo po... vabbè. Sapevo di non potermelo portare. Non posso uscire, vero? Non posso andare a casa mia e non tornare mai più. Anche perché no, i cannoni Oseram. Porca miseria. Niente, vediamo un pochito. Vediamo un pochito dove cazzarola S e il muestro de sbragar. Vediamo se troviamo risorse golose. Sì, sì, vai tranquillo. Vai come se fosse tutto a posto. Tutto giorno stupendi, Meridiana, devo allora, dire. Basta. Noi li attiriamo. Ora affronterete il vero sole. Grazie. Oh, guarda, ti do una mano perché sennò fate una brutta fine, magari. Ok, vai a stunno di papero, che così. Ah. Non ho mai detto che sarà semplice, eh. Solo detto che vi avrei aiutato. Ma io devo andare altrove, quindi... Ci si è affezionato questo, eh. Vabbè. Bastava dirlo, vero? Oh, ok. Ben bene, ben bene. È arrivato il tramonto. Pasceremo nell'acqua. L'acqua incendiata sarà calda? Cosa ci toccherà affrontare? Dobbiamo raggiungere la guglia e fermare Ade. Ok. Logicamente, Luchadores, è inutile che ve lo dica. Guardate il cronometro. Esatto, lo faremo nel prossimo video. Mi sto già cagando adesso, però lo faremo nel prossimo video. Ciao ciao!